Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi voglio preparare insieme a voi dei dolcetti che dalle mie parti si preparano per il giorno dell'Immacolata, le sfincette dell'Immacolata appunto. Si tratta di piccole palline di pasta cresciuta che vengono fritte nell'olio e poi passate, quando sono ancora calde, in un mix di zucchero semolato e cannella. Il profumo e la morbidezza di queste sfincette è davvero irresistibile. Dai, provatele con me! Iniziamo la preparazione schiacciando le patate lesse. Dovremo ottenere una purea. Aggiungiamo all'acqua a temperatura ambiente il lievito di birra fresco e mescoliamo così da farlo sciogliere. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. All'interno di una ciotola aggiungiamo la farina 00 e la patata ridotta in purea. Amalgamiamo bene i due ingredienti con una forchetta. A questo punto aggiungiamo l'acqua in cui abbiamo sciolto il lievito poco per volta, mescolando continuamente con una forchetta. Ottenuta una pastella, aggiungiamo del sale a piacere e continuiamo a lavorare la nostra pastella, assicurandoci che non siano presenti grumi. Copriamo quindi con della pellicola trasparente e mettiamo quindi a lievitare in forno spento ma con luce accesa per un'ora. Nel frattempo mischiamo in un piatto dello zucchero semolato e della cannella. Mescoliamo con un cucchiaio così da ottenere un composto omogeneo. Adesso che la nostra pasta è ben cresciuta, possiamo passare alla frittura in olio di semi ben caldo. Utilizzando due cucchiai faremo scivolare parte della pastella nell'olio caldo, in questo modo. Continuiamo fino a quando avremo esaurito la pastella preparata prima. Rigiriamo le nostre sfincette così da farle dorare in modo omogeneo. Una volta pronte, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente. Successivamente le passiamo nel mix di zucchero e cannella preparato prima. Proprio così. Eccole qui. Le nostre sfincette dell'Immacolata, golose, soffici e dal profumo irresistibile. Vi lascio ora il riepilogo degli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.